Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller per droni FPV. Si tratta dell'Omnibus F4 V3, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Come suggerisce il nome, il processore di questa scheda è un F4, che ci permette di usare 8 kHz di gyro e PID loop più tutte le features che vogliamo, mantenendo un utilizzo della CPU inferiore al 6%. Il giroscopio è il classico M+6000 che troviamo in tante altre schede. In questi fori colleghiamo i cavi segnali dei motori, questa scheda ne supporta fino a 6. Se abbiamo degli ESC 4 in 1 possiamo collegare il connettore JST direttamente qui, assicuriamoci di seguire lo schema e collegare i pin in modo corretto. In questo lato troviamo la porta USB, un connettore per le riceventi Spectrum e il tasto boot. Il tasto boot ci servirà per fare l'aggiornamento firmware. Se avete bisogno di aggiornare questo flight controller trovate la mia guida nella scheda in alto a destra o in descrizione. In questo lato troviamo tutte le connessioni che servono per il nostro quad, il buzzer, il LED, le porte UART, che su questa scheda sono 3 in totale, l'alimentazione e così via. Questa scheda può essere collegata direttamente alla batteria, possiamo usare il lipo da 2 a 6 celle. Tuttavia non sono presenti pad per il collegamento diretto degli ESC, quindi se usiamo quelli singoli si rende necessario usare una PDB dedicata. In questo connettore JST ci sono i pin MISO, MOSI eccetera che in fase di costruzione non ci interessano. Questi fori sono per il collegamento della camera FPV e della VTX. Ponticelliamo il pad centrale con quello superiore per fornire 5V o il pad centrale con quello inferiore per fornire la tensione diretta della batteria. Analizziamo ora la parte posteriore della scheda. Qui notiamo un lettore di schede microSD, grazie al quale possiamo registrare il log della black box senza preoccuparci della durata, in quanto la microSD offre una quantità di spazio praticamente illimitata. Qua sopra abbiamo il chip dell'USD, che è pienamente supportato in tutte le sue funzioni da Betaflight. Per alimentare la scheda colleghiamo il positivo nel VBAT e il negativo nel GND. Come abbiamo detto, possiamo dare l'alimentazione diretta della batteria purché abbia un numero di celle compreso tra 2 e 6. In conclusione possiamo dire che questo flight controller si presenta come una buona scelta se vogliamo costruire un quad a basso costo. Il prezzo è abbastanza contenuto ed in definitiva le performance sono buone. Consiglio di usare questa scheda abbinata degli ESC 4 in 1, perché con gli ESC singoli è necessario l'uso di una PDB. Per quanto riguarda le riceventi, notiamo la mancanza di una porta UART con inversione bidirezionale. Questo rende complicato utilizzare delle riceventi FRSky con telemetria. Il mio consiglio è di prendere questa scheda se utilizzate una radio FlySky con ricevente e bus, oppure se avete una Taranis consiglio la ricevente XM Plus. Questa era la mia recensione della Omnibus F4 V3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.